Andiamoci a vivere questa sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa. Una delle due squadre in campo oggi potrebbe addirittura aggiudicarsi il trofeo. È ancora presto per puntare al successo finale, ma chi passerà questo turno potrà cominciare a sognare in grande. Xabi Alonso entra in tackle sull'avversario. Cambiasso. Wesley Sneijder. Zárate. Si fa spazio. Viene fermato da Pepe. La squadra è tornata in possesso di palla e può imbastire una nuova manovra d'attacco. Özil. E perde la palla. Di Maria. Bellissimo il passaggio. Si contendono il controllo del pallone. Si fa largo, prova il tiro. Palla fuori. Devi aggiustare la mira, Fabio. Inter che batterà un rinvio da fondo. Samuel. Cambiasso. Zárate. Pazzini. Zárate. Nagatomo. Zárate. Ottimo intervento di Sergio Ramos. Grande la sua azione. Grande tiro. Ed è gol. Palla in rete. Ha realizzato un gol davvero opportunista. È un rapinatore d'aria. Sa sempre dove finirà la palla prima dei difensori. È rimasto freddo e ha battuto il portiere nonostante 30 metri di corsa. E l'Inter conduce la gara. Numero 7, Gianpaolo Pasini. E sulla fascia riconquista il pallone. Inaugurato nel 1947, più volte rinnovato nel corso degli anni, il Bernabeu è uno degli stadi più importanti d'Europa, nel quale le camisetas blancas del Real Madrid. Si coordina! E questi sono tiri che non possono certo impensierire il portiere. Inter sulla palla. Cambiasso. Thiago Motta. Bel contrasto e palla recuperata. Tenta di portare di via il pallone. Fabio Contrao. Di Maria. Benzema. L'area di rigore è il suo terreno di caccia. La conosce come le proprie tasche. Thiago Motta nello spazio. Cambiasso. Nagatomo. Mi chiedo cosa possiamo aspettarci da lui oggi, Beppe. Si fa trovare sempre pronto quando si tratta di supportare la manovra d'attacco, ma così facendo lascia inevitabilmente scoperta la difesa. Cambiasso. Zárate. E sfuma l'azione. Benzema. Cristiano Ronaldo. Samuel entra pulito sulla palla. Attenzione, l'ha bloccato. Cambiasso. Zárate. Pazzini. Interrompe una pericolosa azione offensiva. Xabi Alonso, grande controllo di palla. Özil. Lucio entra pulito sulla palla. Özil. Ci sarà una rimessa del portiere. Di Maria. Xabi Alonso, grande controllo. Sergio Ramos. La palla schizza via dopo il contrasto. Zárate. Chiude spazzando Carvalho. Özil.
Wesley Sneijder la restituisce subito al compagno. Zárate. Tiro! Grandissimi riflessi del portiere. Gli attaccanti tentano di conquistare palla. E l'arbitro segnala un fuorigioco. Fabio Contrão, Özil, Benzema, Pazzini, Sanetti. Palla riconquistata dal Real Madrid. Passaggio intercettato. Sergio Ramos, Di Maria, Özil. Parte il cross, bel cross, ma il portiere non si fa sorprendere. Cambiasso. Costruiscono il gioco con questa serie di passaggi. Thiago Motta prova ad andare. 1-2 di precisione. Zárate. Pallone interessante per l'Inter. Gol, palla in rete. Özil. Di Maria. Ci sarà un solo minuto di recupero. Palla persa. Ottimo tackle di Lucio. Zárate. Scarica sul compagno. Attenzione solo. Il portiere allontana di pugno. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Secondo tempo, Inter in avanti. Thiago Motta sta provando. Sanetti. Maicon. Dopo il contrasto il pallone è suo. Benzema. Ottimo tackle di Samuel. Tiro improvviso. Perde il controllo della palla. Calcio d'angolo per il Real Madrid. Ci prova di testa. Calcio d'angolo sprecato malamente. Cambiasso. E Riccardo Carvalho lo ferma. Ha perso la palla, attenzione. Contrasto vincente di Lucio. Il direttore di gara fa cenno di proseguire. Mi piacciono questi arbitri che lasciano giocare. Ottimo contrasto. Maicon. Gioco di passaggi. Ottimo il tackle difensivo. Adesso può tranquillamente impostare l'azione. Al compagno. Fermano la manovra avversaria. Ottimo passaggio. Intercetta il pallone, tutto da rifare. Thiago Motta. Ottima visione di gioco. Azione fermata da Riccardo Carvalho. Interrompe la circolazione della palla e riconquista il possesso della sfera per la propria squadra. Real con la palla. Samuel.
Thiago Motta nello spazio. Maicon. Che mossa! E forse è esagerato un po' in questa circostanza. Scelgono una disposizione più aggressiva nel tentativo di riaprire la partita. Potrebbe essere troppo tardi però. Staremo a vedere, Fabio. Palla pericolosa! A spazio, prova il tiro. Un'occasione sprecata. Deve rammaricarsene. Sanetti. Intercetta la palla. Passaggio a buon fine. Cerca addirittura la porta. E il portiere para senza fatica. Ottimo intervento di Riccardo Carvaglio. Palla in mezzo. La palla è terminata sul fondo, ci sarà una rimessa. Palla al compagno. E guadagnano un calcio piazzato da posizione decisamente invitante. E va sotto la doccia. Duro colpo questo per il Real Madrid. Ecco la punizione, palla sulla barriera. E corner per l'Inter. Tiro dalla bandierina battuto davvero male, gli avversari ringraziano. Sanetti. Pallone recuperato da Xabi Alonso. Calcio d'angolo per l'Inter. Sviluppano il gioco. Chiude il triangolo. Ecco il tiro. Parata sicura del portiere che blocca la palla. Gli avversari riconquistano la palla. Samuel entra pulito sulla palla. Palla riconquistata dal Real Madrid. Sergio Ramos. Di Maria. La passa al compagno. Sanetti. Riesce a fermare l'azione. Palla che termina a fondo campo, sarà rimessa. Thiago Motta prova ad andare. Maicon. E serve il compagno con precisione, non sta sbagliando un passaggio. Bella parata, non vuole fargli fare la doppietta. Xabi Alonso. Trova il compagno. Ha crossato. Recuperano la palla. E la palla carambola fuori, rimessa laterale per l'Inter. Cambiasso. Thiago Motta sta provando. Wesley Sneijder. Riesce il passaggio. Grande opportunità. Non hanno saputo sfruttare a dovere questa ripartenza. E il difensore ferma l'azione. Gioco di passaggi. Palla fermata dalla difesa. Occasione sfumata, palla persa. Marcelo. Azione interrotta. Tenta! Palla ribattuta ma ancora in gioco. Ha segnato il Real Madrid. Stiamo rivedendo il gol. Partita riaperta, Beppe. Beh, manca poco ma di sicuro ci proveranno. Non possono far altro che crederci del resto. La partita è ormai agli sgoccioli. Anche se nel calcio non è mai detta l'ultima parola. Thiago Motta. Wesley Sneijder. Palla intercettata. E finisce la partita. Vittoria per l'Inter. Bella vittoria per loro, avanzano così nella competizione. Sì, e se continuano così possono fare molta strada. Siamo così arrivati alla fine, arrivederci da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
We'll be right back.